particolare, eccomi qui. Ho iniziato ad allenarmi per questo obiettivo. Ah, cacchio, due persone. E vabbè. Sono sapori molto forti, ma adoro profondamente. Ho deciso di renderli degli shorts. Dolori nel senso di DOMS. I DOMS sono qui. Buongiorno, sì. Mi sei venuta a svegliare? Finalmente mi sveglio con la luce del sole. E il cielo la mattina è rosa. Non ho visto il cielo per 2 anni. Qualcuno apprezza. Ad ogni vlog aggiungiamo un tassello, è appena arrivata la televisione! E tra parentesi, benvenuto luglio! Ah cacchio, 2 persone, e vabbè, non le abbiamo 2 persone, mi dispiace. Stai in piedi. Preciso, preciso. Certo che LG potrebbe almeno metterle dura, cioè il Bexel. Beh, la lucina rossa c'è. Effetto connessione wireless. Vodafone Fashions, yes. Finalmente oggi, dopo mesi, torno a idrospinning. A me piace fare sport in generale e nelle mie routine e sessioni di allenamento ho integrato una volta ogni tanto una lezione di idrospinning. Faccio una lezione chiamata low body, quindi molto concentrata sulla parte inferiore del corpo, perché sento che il movimento in acqua aiuta tantissimo la circolazione nelle gambe e sento proprio lavorare il muscolo in modo diverso rispetto a come lo alleno solitamente. Io d'estate nuoto tantissimo quando vado al mare e è proprio un movimento e un massaggio che la mia gamba riceve che a me apporta tantissimi benefici, sia in termini di forza, ma anche in termini di rimodellamento della gamba. Quindi da quando sono qua a Milano ho iniziato a partecipare a queste classi. Causa questi mesi, ciò che è accaduto, ho dovuto interrompere, ma oggi ritorno. Diciamo che oggi ritorno, anche se poi dalla settimana prossima sarò al mare, e quindi vabbè, continuerò a nuotare in acqua e a portare questo beneficio per le mie gambe al mare. Per me questo è un allenamento devastante. Io vi giuro, dopo questo allenamento avrò bisogno di 1 settimana per recuperare. Infatti non conto di allenare più gambe in sala pesi questa settimana e poi va bene nemmeno le prossime, perché appunto non avrò una palestra. Anche perché, piccolo aggiornamento, come alcune di voi mi avevano consigliato nel mio ultimo video dove vi spiegavo la mia nuova routine di allenamenti, mi avete detto: Silvia, prova a sentire la tua trainer di acrobatica per capire quale può essere un allenamento più funzionale per lo sport. L'ho fatto, grazie per il consiglio, e mi ha consigliato di fare, soprattutto per le gambe, esercizi di esplosività, reattività, perché con la parte superiore sono abbastanza a buon punto, in quanto sono molto forte e compenso la mancanza di tecnica con la forza. Però mi manca per la parte inferiore l'elasticità, la reattività e la forza esplosiva, e quindi ho iniziato ad allenarmi, ho fatto un allenamento al parco per questo obiettivo. Cose del tipo scatti, partire da per terra, girarsi e scattare, jump squat, puntando più all'elevazione piuttosto che a farne tantissimi e alzarmi di tanto così da terra.
Ho fatto questo allenamento con Jimmy sabato scorso e vi giuro, ho smesso di sentire i dolori ieri. Dolori nel senso di DOMS. I DOMS sono quei dolori che si possono provare dopo un allenamento. Non sono assolutamente sintomo di essersi allenati bene, sono invece il sintomo di essersi allenati diversamente, di aver dato un diverso stimolo al proprio corpo, ai propri muscoli, che magari finora non si era dato. Ad esempio, io ho avuto i DOMS all'inizio quarantena, quando ho iniziato a fare esercizi con gli elastici di resistenza, e dove avevo aumentato tantissimo le ripetizioni e andavo a stressare il muscolo in modo diverso rispetto a sala pesi. E lo stesso l'ho avuto al ritorno in palestra, quando ho squattato per la prima volta, il giorno dopo stavo morendo perché non avevo dato per tanti mesi uno stimolo simile al mio corpo. Questo è un altro stimolo diverso e quindi il mio corpo ha reagito nuovamente con i DOMS, sperando che man mano che integrerò sempre di più questi movimenti, i dolori diminuiranno, scompariranno e la mia performance migliorerà. Detto questo, mi metto il mio bel costumino e vado a idrospinning. Yay! Finalmente posso indossare questo costume, mi era arrivato prima della quarantena e non ero mai riuscita ad indossarlo, ovviamente. E finalmente, oh, spettacolo! Cioè, è troppo troppo carino, dai. È un po'. Bisogna essere un po' particolari per indossarlo, ma particolare, eccomi qui! E questa è anche la mia motivazione per andare a fare idrospinning oggi, perché, cioè, l'idea di fare fatica a volte è demotivante, ragazzi. Cioè, vai lì e sai, io adesso morirò per 40 minuti, morirò. Però la sensazione dopo, spettacolare. È solo una questione di arrivarci al dopo, no? È passato qualche giorno. Bellissimo, bellissimo, stupendo. Ecco, copriamo. È passato qualche giorno dall'ultima clip. E praticamente questa settimana sono stata abbastanza impegnata e stanca. Sinceramente, sta molto stanca. E ho avuto sempre di più quegli episodi in cui la mattina mi sveglio presto, tipo le 5, ora delle 9 sono morta, e quindi alle 9 mi ributto a letto e poi mi risveglio verso le 10, 10 e mezza, ricomincio la giornata. Cioè, a parte scombussolarmi gli orari, mi scombussolo a livello anche intestinale. Infatti ne ho parlato su Instagram e riguardo gonfiore, eccetera, ne parlerò in un prossimo video. Ma soprattutto adesso capisco veramente perché, tra i vari consigli per non eccedere in ciò che si mangia è dormire. E a parte la stanchezza, cioè è ovvio, più dormi, più sei riposato, meno il tuo corpo richiede energie e quindi meno cibo in teoria dovrebbe chiedere. Ma anche perché, e l'ho provato sulla mia pelle, svegliandomi alle 5, facendo colazione alle 5 appena mi alzo perché non so che cosa fare, tempo 5 ore, sono le 10, io alle 10 voglio pranzare, cioè ho fame da pranzare ed è giusto perché se io mi svegliassi alle 7, ora delle 5 è mezzogiorno, quindi tra una cosa e l'altra comincio a preparare e mangio all'una. Quindi io svegliandomi così presto è come se tipo aggiungessi un pasto in più alla mia giornata. E che a me va bene, cioè un po' complicato come discorso, ma non è un problema perché comunque io mangio sempre a fame, cioè se io alle 10 ho fame da fare un pasto bello sostanzioso come se fosse un pranzo, lo faccio e piuttosto poi faccio uno snack verso le 3. Insomma, anche gli orari sono abbastanza flessibili, soprattutto quando sono da sola. Quando non sono da sola è lì un pochino il problema perché, cioè, obiettivamente noi viviamo in una cultura in cui ci sono gli orari predefiniti, soprattutto per mangiare insieme, che è bellissimo, però insomma, se uno ha poi degli orari un po' sballati è complicato. Comunque, tutto questo perché vi volevo far vedere il mio pranzo. Allora, questo è un piatto che davvero era qualche giorno che me lo stavo pensando e dicevo, ho proprio voglia di farlo. Si tratta di una bella ciotola di pasta
con verdure spadellate, ho fatto melanzane e peperoni che ho abbinato col tofu e il lievito alimentare. Allora, secondo me l'abbinamento melanzane, tofu e lievito è una di quelle combo super vincenti che a me piace tantissimo. Ho scelto di utilizzare questo tofu affumicato che prendo da Coro ed è già saporito. Praticamente è tofu normalissimo, solo che ha il sentore dell'affumicatura, quindi è molto più gustoso. E infatti ammetto che non c'è neanche tantissimo bisogno di farlo tostare in padella come faccio col tofu normale. Il lievito alimentare è questo insaporitore, potremmo dire, che ha la forma del tipo formaggio grattugiato e l'odore dei Fonzies, ve lo giuro, sa di Fonzies, e poi nel piatto si va un pochino a sciogliere, va a creare la parte un pochino formaggiosa del piatto, quindi a me piace tantissimo. Ah, oggi è un pasto vegano, e perché poi alla fine ho voluto aggiungere la tahine. Ho sviluppato un amore incondizionato per questa salsa, questa crema, e va a chiudere, diciamo, un piatto, va ad aggiungere quella cremina sui piatti. Ad esempio, una volta io avevo mangiato in un ristorante che aveva fatto la tataki di tonno, quindi il tonno scottato, con sopra la salsa tahin. È molto amarognola, quindi si sposa bene con piatti un pochino dolci. Poi ora io non sono una chef. Quindi, allora, prima faccio la foto, che non ho ancora fatta, e poi lo assaggio. Ok, proviamo questa weird combo. Sono sapori molto forti, ma adoro profondamente. Bagna sentire una bella rigola. Non siamo qui per discutere di questo. Vogliamo il suo aiuto per... Alcuni di voi forse si ricorderanno che... O l'anno scorso, un paio di anni fa, avevo comprato questi pantaloni che io adoro fino a qua. Poi effettivamente mi avete fatto notare che sono troppo corti per la mia altezza e soprattutto quando mi siedo, cioè, mi vanno a pinocchietto, ragazzi, motorino, sto così. Quindi, siccome non li sto mettendo perché non mi piace questa cosa, sono troppo corti, ho deciso di renderli degli shorts. Volevo farlo da sola, poi ho pensato... Io ho delle amiche che sono bravissime e lo sanno fare, quindi adesso, anche per un altro motivo che vi racconterò a brevissimo su Instagram, vado dalla mia amica Silvia che ha le manine d'oro e manine di fata e vediamo cosa riesce a fare con questi jeans. Intanto abbiamo un cadaverino lì, eh? Ah, a proposito ragazzi, qui sono arrivate... Okay, no, un po' di privacy. Questa è la console per i miei piatti e questa è una libreria che abbiamo comprato e che adesso la settimana prossima Jimmy monterà mentre io sono via, quindi Jimmy avrà il suo bel lavoretto da fare. E queste sono le ultime cose che aspettavamo per la casa, quindi sicuramente entro fine luglio riuscirò a filmare l'home tour e sarà molto interessante perché abbiamo fatto un sacco di cose per organizzare la casa e sfruttare gli spazi al meglio, quindi secondo me vi piacerà un sacco. Adesso devo soltanto decidere quando pubblicarvelo perché va ad agosto, tutti ad agosto non stanno molto su YouTube, quindi non avrebbe molto senso, poi è più un video da Silviembre. Quindi forse me lo tengo buono per settembre, lo so, scusate, però devo anche pensare a queste cose quando pubblico i miei video. E niente, quindi ora vado dalla Silvia e vediamo che magia riesce a fare con questi jeans, se finalmente potrò cominciare ad utilizzarli, perché veramente, cioè, fin qui sono bellissimi, mi piacciono troppo queste piega, penso. Yes. Però devo farteli... Cioè, dritti, capito? Cioè, per farteli, non è che te li taglio così. No. Te li segno, poi ti prendo la misura dal cavallo su, dal lato giù. Ah, proprio il metro da sarta! Sì, ho fatto 3 anni di design della moda, non è che ho fatto... Ah, è vero! Top! Cioè, io meglio di così non potevo andare. Allora, ascolta, io taglio qui. Sì. A questa altezza qua.
37. Girati. Fantastico. Disagio. Sì, disagio livello pro. Ovvio. Scherzavo. Oh. Ovvio. Basta così, facciamo una gamba sì, una no. Nuova moda. Queste erano le forbici da tessuto, se lo vuoi specificare, perché le altre non tagliano. Queste sono forbici da tessuto? Sì, sì. Ah, infatti sto dicendo, io tagliano bene, ma sono tra l'altro anche già un po' usate e quindi non tagliano benissimo. Vai, li riprovo. Oh, già ti piacciono la terza? Buono, che visti. Belli, no, perfetta. Ok, adesso li sfrangiamo. Sì. Sfrangiandoli ti veniamo via un altro centimetro, che dai, vedo, non vedo. Belli. Molto meglio di prima. Ah. Top. Grande Silvia. Vai, sono pronta a sfrangiare. Vedi, l'ha preso il filo bianco. È tirato. Perché vedi, così fai la sfrangiatura più giusta. Sarebbe questa. Sabato mattina, molto presto, tra 3-4 ore arrivano i miei e io mi sono accorta che se non riesco a finire di editare questo video e caricarlo utilizzando il wifi che ho qui in casa, poi a casa al mare non ho il wifi, è un po' un casino, impiegherei qualche giorno a caricare il video, quindi mi metto subito ad editarlo, spero di riuscire a farlo in 4 ore. Mi chiudo, mi concentro e niente, quindi intanto filmo l'outro, così vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, ci vediamo al prossimo video che sarà al mare, quindi stay tuned e ciao ciao.